Grandi novità hanno caratterizzato la terza prova del campionato italiano di trial, a cominciare dalla località ospitante. Infatti, per la prima volta la carovana del trial nazionale ha attraversato il Mar Tirreno per approdare in Sardegna, per la precisione a Cala Gonone, sulla costa orientale dell'isola, nei pressi di Dorgali. Da un punto di vista sportivo, le novità sono giunte un po' da tutte le categorie, ad iniziare dalla senior expert nazionale, che ha visto imporsi il torinese della GasGas Daniele Maurino sul bresciano della Beta Michele Orizio. Nella categoria senior giunge finalmente al successo il modenese della Beta Michele Pradelli, mentre tra i master si impone l'ex professionista Andrea Petrella e tra gli junior vince con grande sorpresa il 15enne lecchese, campione uscente dei cadetti 125, Matteo Grattarola. Unica vittoria annunciata è stata quella ottenuta dallo spagnolo della Montesa Marcel Justribo, primo assoluto nella categoria internazionale, ma logicamente fuori classifica ai fini del campionato italiano. E notevole è stato lo sforzo organizzativo posto in atto dal locale Motoclub Dorgali, che ha avuto il merito di portare con successo per la prima volta il grande trial in Sardegna. Scenari mozzafiato e zone non stop, tracciate in luoghi di assoluta bellezza, hanno incantato i quasi 70 concorrenti suddivisi nelle quattro categorie di merito. Buona anche l'idea di allestire i paddock nei campeggi vuoti per la bassa stagione. Inutile sottolineare l'entusiasmo di tutti i convenuti che, dopo aver visto le bellezze del posto, hanno prontamente dimenticato le difficoltà di trasferta. E dopo le operazioni preliminari del sabato e la verifica delle zone fatte a piedi dai piloti, sveglia all'alba di domenica mattina per tutti e partenza di gara anticipata di un'ora, per favorire poi in serata l'imbarco per il continente. Purtroppo un forte vento di maestrale salito all'alba ha creato non pochi problemi alle strutture di partenza e anche alle zone tracciate a ridosso del mare. Fortunatamente, dopo l'avvio dei piloti, il vento si è calmato per lasciare posto ad una piacevole brezza di mare. E iniziamo la rassegna di gara, come di consueto, dalla categoria senior expert nazionale, con la prestazione offerta dal ventenne piemontese Daniele Maurino, in sella alla GasGas con il numero 6, il quale a sorpresa sfila la vittoria ai big. Daniele Maurino parte in sordina e conclude il primo giro con diversi errori che lo relegano in quarta posizione provvisoria. Al secondo dei tre giri di gara, pur migliorando notevolmente la sua performance, Maurino rimane ancora in quarta posizione, ma ora il distacco dagli avversari in testa è più limitato e la vittoria potrebbe essere alla sua portata. Infatti al terzo giro, facendo appello alla sua buona preparazione fisica, regge bene il caldo e conclude le 10 zone non stop con soli 5 errori. E con questo punteggio record totalizza 35 penalità complessive che gli consentono di sopravanzare tutti gli italiani in gara ed aggiudicarsi per la prima volta la vittoria in campionato senior expert, dopo due stagioni di presenza in questa categoria, la massima. E con questo bel risultato Daniele Maurino si avvia verso la convocazione per la squadra che rappresenterà i colori azzurri al Trial delle Nazioni in programma a Lavarone a fine settembre. Sentiamo ora il parere di Daniele Maurino, portacolori del team Spea GasGas. Ed è arrivato il giorno del successo per Daniele Maurino, categoria senior expert nazionale. Daniele, una bella sorpresa. Sono contentissimo, sono andato veramente bene oggi, le zone mi piacevano tanto, un bel posto e oggi andava veramente tutto bene, la moto era a posto, il team mi ha aiutato tanto, il mio seguitore anche, mio papà, quindi ringrazio tutti. Sono veramente tanto contento e spero di continuare questo risultato. Il momento in cui hai potuto recuperare, dove è stato? Ma l'ultimo giro ho girato a 5, è stato il momento che mi sono sentito più in forma. Poi sono andato avanti a tutti, quindi non ero tirato col tempo, ho avuto tempo a gestire, diciamo a fare una buona gara senza troppe pressioni e penso che abbia fatto buona parte della gara.
Ottima anche la prestazione offerta dal bresciano della Beta Michele Orizio con il pettorale numero 4, il quale dopo un avvio di gara come sempre in salita ritrova la giusta concentrazione, concludendo la prima tornata di gara in seconda posizione provvisoria, affiancato al capoclassifica Fabio Lenzi. Un leggero recupero nel corso del secondo giro permette a Michele Orizio di rimanere in corsa per la vittoria finale, grazie anche al fatto che il campione italiano in carica, Dario Re delle Gandine, è in momentanea difficoltà sulle scogliere di Cala Gonone. In leggera ma costante rimonta, Michele Orizio giunge a metà del terzo giro a corto di energie, terminando quindi le ultime zone con un parziale di 12 penalità, che lo porterebbero in terza posizione. Ma una penalizzazione di tempo inflitta a Fabio Lenzi gli permette di salire con grande soddisfazione sul secondo gradino del podio e di avvicinarsi in classifica generale a Dario Re delle Gandine. Grande soddisfazione a fine gara per il protagonista del Top Trial Team, Michele Orizio, sentiamo cosa da dire. Dopo due terzi posti, finalmente un balzo avanti per il bresciano Michele Orizio. Cosa è successo qui a Cala Gonone per andare così bene? Ma alla fine è stata una bella sorpresa, in quanto non me l'aspettavo, perché le classifiche erano che mi davano come terzo. Questa bella sorpresa che Fabio ha preso dei punti di tempo, quindi un pizzico di fortuna anche dalla mia parte, mi ha fatto arrivare al secondo. Questo risultato è estremamente positivo per me, per tutta la mia squadra e il mio team. Michele, un primo giro sempre disastroso. Pago molto l'emozione dell'inizio della gara. Questo, diciamo, è il mio tallone d'Achille e devo un po' cercare di rimediare questo punto debole. Gara difficile per il poliziotto Fabio Lenzi in sella alla Gas Gas con il numero 2. Lenzi ha sprecato l'occasione giusta per prendere il largo nella classifica generale di campionato. Dopo un avvio di gara in sofferenza con un parziale di 14 errori, Fabio Lenzi migliora leggermente al secondo giro, ma non riesce a trovare le giuste traiettorie. Comunque, grazie al calo di Dario Re delle Gandine, il ritardo scende a due soli punti. Purtroppo per Fabio Lenzi, al terzo giro le cose si mettono male. Infatti una penalizzazione da lui giudicata inappropriata alla zona numero 1 del terzo giro gli pregiudica un balzo vincente. Infatti chiude la tornata con un parziale di 9 penalità. Ma le sofferenze per il bresciano della Gas Gas non sono finite. Infatti i cronometristi gli elevano altri 4 punti di penalità per il ritardo sul tempo massimo, che lo rendono quindi in terza posizione finale. Delusione dunque per Fabio Lenzi a fine gara, anche se ad onor del vero ha guadagnato altri 3 punti in classifica sul diretto avversario Dario Re delle Gandine. Sentiamo cosa da dire a fine gara. Ma è successo che al secondo giro ho battuto con lo stivale una freccia blu e mi è stato dato un 5 dicendo che gli ero passato sopra con la ruota posteriore. Tornando alla gara ho faticato un po' stamattina a prendere il ritmo, questo caldo mi ha dato diversi problemi, anche perché sono riuscito ad allenarmi un po' a dovere solo la settimana scorsa, sempre per colpa dell'infortunio ho patito la prima gara. È stata una gara dura anche per il caldo che c'era, a tutto ciò si sono sommati 4 punti di tempo per il fatto che ho trovato un paio di piloti che mi ha fatto perdere tempo all'ultima zona dell'ultimo giro, quindi senza quei 4 punti e senza quel diverbio con i giudici sarebbe potuto andare diversamente. Comunque prendiamola con filosofia, sono in testa sia l'italiano outdoor che indoor, quindi penso che sia una trasferta positiva questa qua in terra sarda. Gara da dimenticare per il 3 volte campione italiano Dario Re delle Gandine in sella alla Montesa con il pettorale numero 1. Re delle Gandine, dopo un avvio di gara strepitoso, tanto da tenere il passo dei fuoriclasse stranieri, inizia il secondo giro forse sottovalutando il terreno di gara, che essendo roccia non si modifica. Infatti incappa in 2 errori gravi sulle zone a mare, errori che lo portano a concludere la seconda parte di gara con un pesante parziale di 18 errori.
Nonostante questo scivolone rimane ancora primo tra gli italiani, ma evidentemente qualcosa per lui oggi non girava per il verso giusto. Infatti l'attesa rimonta del terzo giro non c'è stata e con un parziale di 16 penalità alla terza tornata si ritrova clamorosamente in quarta posizione, forse il peggior risultato di questi ultimi 4 anni per uno che è abituato a stare sempre sul gradino più alto del podio. E si deve registrare ancora un quinto posto per il poliziotto Diego Bosis sulla Montesa numero 3, che la sua 21esima stagione di gara inizia ad allontanarsi soventemente dal podio. Autore di una gara regolare, sempre incollato alla quinta posizione, il 37enne bergamasco Diego Bosis è però capace di strappare ancora molti applausi al discreto pubblico che ha seguito la gara. In leggera e costante rimonta nei 3 giri di gara, Diego Bosis però non è mai riuscito a porre in atto il balzo vincente e al termine, con un totale di 55 penalità complessive, conclude in quinta posizione. Questo risultato, peggiorativo nei confronti delle gare precedenti, lo potrebbe escludere dalla selezione nazionale, che secondo consuetudine verrebbe effettuata dopo la quarta prova di campionato. Evidentemente a suo agio, alla guida della Sherco con il numero 10, il varesino Andrea Mazzocchin ha ottenuto a Calagonone un prezioso 6° posto, che lo distingue tra i piloti del gruppo inseguitori. Pilota di lunga esperienza, ha ritrovato quest'anno il team Sherco, guidato da Petrella, nuovi stimoli per continuare a correre con soddisfazione. A seguire, nella signora expert, troviamo in settima posizione il litero olandese Van Rennen-Mier con la vetta numero 9, mentre non beneficia invece del cambio di moto l'austano Stefano Delio, che rientra alle gare con una nuova Sherco e conclude in 8ª posizione. Assenti 3 piloti per infortuni vari, spetta al lecchese Pietro Agostoni, in sede alla Montesa numero 7, chiudere lo schieramento dei senior expert. Passiamo ora alla categoria internazionale, dove si assiste al secondo successo per il catalano Marcel Giustripò, migliore tra i 2 stranieri scesi in gara a Calagonone. Il pilota, che corre in Italia per i colori del team Bosis, parte subito bene, anche se è tallonato dal connazionale Joan Pons e dal nostro Dario Re delle Gandine. Il primo giro vede quindi una lotta a 3 per l'assoluta. Ma alla seconda tornata, con soli 3 piedi posati a terra, Marcel Giustripò incanta il pubblico e prenota il secondo successo stagionale. Evidentemente lo spagnolo si trova a suo agio sulle pietre. Infatti Marcel Giustripò migliora ulteriormente al terzo passaggio, staccando il punteggio record con 2 soli errori su 10 zone. A termine della gara, con un complessivo di 12 penalità, si aggiudica quindi la classifica assoluta aperta ai piloti stranieri. Bene, siamo qui con Marcelo Giustripò, lo spagnolo che anche in questa terza prova ha detto la sua e ha vinto la categoria internazionale. Complimenti Marcelo, dacci un parere su questa gara. Muchas gracias. Mi è piaciuto tanto, spero che si può ripetere un'altra volta qua in Sardegna. È importante per la gente di qua vedere un po' questo sport.
E niente, per me sono tanto contento, no? È stato un po' sfortunato il primo giro, che ho sbagliato, ho fatto un 5, dopo è stato un po' migliore e speriamo continuare così al campionato. Beh, noi ne siamo sicuri perché la gara era difficile, però ti abbiamo visto con i piedi incollati sulle pedane. Sì, con questo terreno un po' così, no? Un po' tanta aderenza, si fa un po' difficile guidare, no? Io non ho stato al 100%, però vabbè. E il caldo l'hai sentito? Sì, un pochettino, fino... il problema è stato l'ultimo giro che andavamo tanto pochi tempo, no? È stato tanto tempo facendo il primo giro e dopo è andato troppo veloce. Seconda posizione assoluta per l'altro straniero in gara, Joan Pons, in sella alla Scerco con il numero 20. Il catalano, tornato quest'anno alle gare dopo 6 anni di assenza, è sempre temibile. Infatti al primo giro è appaiato a Giustribò. Poi evidentemente a corto di preparazione perde la dovuta concentrazione concludendo la seconda tornata con 8 errori. E non migliorano per Pons le cose al terzo giro. Infatti, peggiorando ulteriormente il risultato a causa di una crisi muscolare, Joan Pons ottiene un parziale di 9 errori che portano a 24 penalità nel punteggio finale. Punteggio che comunque gli consente di restare in seconda posizione assoluta. Penso che la gara è stata molto bella, aveva tanta aderenza. In Spagna ci sono posti così, ma anche posti che scivola tanto. E io mi sono trovato molto bene, penso che ho fatto una bella gara, ho fatto un paio di sbagli, soprattutto il terzo giro che non ce la faceva più fisicamente. E con la bella prova dimostrata a Cala Gonone, per Daniele Morino c'è la grande soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio internazionale. E passiamo ai risultati della categoria senior contrassegnata dal colore blu, dove troviamo decisamente a suo agio, sulle insidiose rocce sarde, il modenese Michele Pradelli, alla guida della Beta con il numero 33. Pradelli, al termine del primo giro, prende subito il comando della gara, anche se con un solo punto di scarto sul compagno di marca Moreno Piazza. La seconda tornata vede un sostanziale equilibrio tra i primi tre. Infatti con un risultato simile agli avversari, Pradelli non muove la classifica, che si appiattisce su così su tre potenziali vincitori, Pradelli, Piazza e Soulier. Va meglio poi al terzo giro per Pradelli, che mette in atto il balzo vincente. Infatti, evidentemente a credito di forze, mentre gli avversari calano decisamente, commette pochissimi errori e con un complessivo di 52 penalità si aggiudica la prima vittoria nella categoria senior, prendendo così il largo in classifica generale. Sì, la gara è stata molto impegnativa, però direi bellissima, il panorama era stupendo. Io la volevo tantissimo questa vittoria perché l'anno scorso non ho mai vinto e finalmente qua in Sardegna sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo. Voglio ringraziare tutto il team, mio padre, Vincenzo, Andrea che mi hanno seguito oggi e tutti i miei amici. E ci ha provato a vincere Moreno Piazza sulla Beta numero 32 e sembrava dovesse riuscirvi, ma dopo un testa a testa durato 2 giri e 20 zone, Piazza crolla peggiorando il risultato al terzo giro, dove con un parziale di 22 errori perde ogni possibilità di vittoria. Comunque per il vicentino della Beta Moreno Piazza al termine c'è un secondo posto che è il miglior risultato per questa stagione. La gara è andata abbastanza bene, le zone erano molto insidiose e lunghe, tutte da far fatica anche la gara in sé con il caldo, stamattina il vento, poi il caldo, è stata combattuta fino alla fine e poi Michele ha girato bene l'ultimo giro e è andato avanti, comunque è andata abbastanza bene. Oh,
ed è ancora un terzo posto per il veterano piemontese Andrea Sulie sulla Gas Gas numero 31, che dopo aver lottato per la vittoria si trova costretto a cedere sul finale letteralmente sfinito dal caldo, che nel pomeriggio ha sfiorato i 30 gradi di temperatura. Buono invece il quarto posto del sedicenne Francesco Iolitta in sella alla Montese con il numero 37, il quale reduce da un infortunio alla mano si è prontamente ripreso. Iolitta, autore di una gara rimonta, paga però i troppi errori del primo giro, che gli hanno precluso il terzo gradino del podio. Ed è stata decisamente sottotono la gara del laziale Mirko Bruni, che con un totale di 75 errori non va oltre la quinta posizione, decisamente lontano dalle posizioni che occupava costantemente lo scorso anno. E migliora di gara in gara, come del resto ha fatto anche lo scorso anno, il campione uscente degli junior Alessandro Bauce in sella alla Montese numero 49. Infatti, con il sesto posto ottenuto qui a Calagonone, il vicentino della Montesa si avvicina costantemente ai migliori della categoria. E passiamo ora ai piloti della categoria junior, contrassegnati dal colore verde, colore che condividono, così come la difficoltà di percorso, con i piloti della categoria master. E c'è stata una grande vivacità in questa categoria junior, che saluta il successo del piccolo Matteo Grattarola alla guida della Scerco con il numero 95. Il quindicenne lecchese, campione uscente dai cadetti della 125, si dimostra subito a suo agio sul terreno sardo e, incurante delle insidiose rocce della scogliera, passa subito a condurre la classifica parziale in compagnia del coetaneo Alessandro Mondo. Proseguendo poi la gara in costante rimonta, Matteo Grattarola riesce a strappare la sua prima vittoria in questa difficilissima categoria junior. Quindi Matteo Grattarola si aggiudica la vittoria con 30 penalità complessive. Il migliore punteggio sicuramente negli junior, ma molto lontano dal risultato ottenuto sugli stessi percorsi dai veterani della Master. Allora, la gara è andata bene, soprattutto perché c'erano delle zone che mi piacevano molto e dopo... Non ero molto abituato nella cava, dove facevo molta fatica per il caldo e basta. Ancora un secondo posto per il piemontese della Beta, Alessandro Mondo, con il numero 100, che dopo un ottimo secondo giro che lo lanciava verso il successo, cede però alla fatica e dal caldo e rischia anche di perdere la seconda posizione. Comunque, con un 36 errori complessivi, sopravanza di un punto il leader della classifica, Andrea Vaccaretti. Podio di partenza, Andrea Vaccaretti, un pilota vicentino che corre con la Beta per il... E dopo due vittorie per il favorito al titolo 2003, Andrea Vaccaretti, alla guida della Beta con il numero 88, arriva una battuta d'arresto. A Calagonone il sedicenne vicentino ha pagato lo scotto di un pessimo avvio di gara, poi si rende conto dei guai combinati e mette in atto una forte rimonta che dalla quinta posizione lo porta a salire sul terzo gradino del podio. E sono 37 le penalità complessive a fine gara per Andrea Vaccaretti, che rimane comunque il leader della classifica provvisoria di campionato. E c'è un'ottima quarta posizione, è quella ottenuta dal quindicenne valtellinese Raffaele Bazzi alla guida della Montesa con il numero 109, che al suo primo anno di gare ha bruciato tutte le tappe, inserendosi subito nel gruppo dei migliori. Per Raffaele Bazzi qualche penalità di troppo dovuta ad un calo fisico nelle ultime fasi di gara, penalità che gli hanno impedito di salire sul terzo gradino del podio. A seguire tra gli junior si sono piazzati Enrico Baghino in quinta posizione, Filippo Gasco in sesta posizione, mentre il veterano Giancarlo Fugazza si deve accontentare questa volta del settimo posto. E veniamo alla categoria Master, dove si assiste ancora una volta a un colpo di scena. Terza gara quindi e terzo vincitore in questa categoria, che con l'arrivo degli ex professionisti Petrella e Chiappa ritrova grande vivacità, ma anche grande disperazione per i vecchi protagonisti.
Questa volta è toccato al lecchese della Sherco Andrea Petrella con il numero 195 vincere la gara. Petrella, sfruttando l'esperienza di due stagioni tra i professionisti, ha letteralmente bevuto gli ostacoli predisposti per i master e per gli junior, concludendo le prime due tornate di gara con tre errori complessivi e percorrendo il terzo giro a zero errori, Andrea Petrella ha ottenuto il primo successo tra gli over 30 della categoria master. Con questa vittoria Andrea Petrella balza al secondo posto nella classifica provvisoria di campionato. Nel complesso la gara mi è piaciuta a livello tecnico di zona, sicuramente era un po' sfavorevole le condizioni climatiche perché qui il sole, come sentiamo tutti, è molto molto caldo. È andata veramente bene che sono stato uno dei primi a partire, ho finito presto, diciamo alle 2 dovevo rientrare. Le zone che appunto mi sono piaciute di più sono state quelle sulla scogliera, in quanto sei tra il rapporto tra moto, sentire il rumore del motore, sentire il rumore del mare, e la scogliera è veramente qualcosa che ti rimane, penso, nella pelle. Un giro a zero errori, il secondo anche per il bergamasco della Gas Gas, Alessandro Chiappa, con il pettorale numero 196. Chiappa però non riesce a ripetersi nella tornata conclusiva, forse a causa di un calo di concentrazione. La lotta tra Chiappa e Petrella in tutta la gara è sul filo di nana. Purtroppo per Alessandro Chiappa, il bergamasco della Gas Gas, due banali errori impediscono di fissare il successo ottenuto nella seconda prova di campionato. In ogni caso per lui rimane la soddisfazione di guidare ancora la classifica provvisoria di campionato con 65 punti. Quindi due secondi posti e una vittoria. Velocissimo e spettacolare come sempre, il veronese della scorpa Marco Andreoli con il numero 183 paga però lo scotto di aver gareggiato su un percorso estremamente lento e riflessivo, tutto il contrario del suo stile, molto irruento e molto veloce. Dopo la seconda rimonta del secondo giro però Marco Andreoli crolla nella tornata conclusiva, ma riesce comunque a rimediare per la terza volta consecutiva il terzo gradino del podio. Nonostante però tre terzi posti consecutivi, Marco Andreoli si trova comunque in classifica generale in quarta posizione, a un solo punto di distacco da Andrea Buschi. Gara disastrosa invece per il tre volte campione italiano della categoria Andrea Buschi in sella alla Montesa con il numero 180. Il piemontese, istruttore federale per quanto riguarda i giovanili, parte decisamente male e completa il primo giro con moltissimi errori che lo relegano incredibilmente in quinta posizione in compagnia di altri piloti. Poi dal secondo giro in avanti, concluso con 11 errori, inizia a rimontare e con un parziale di due soli errori al terzo giro, quindi girando come il vincitore, segno che il pilota c'è ancora, agguanta la quarta posizione finale, che per lui è il peggior risultato ottenuto da quando esiste la categoria Master, quindi lui C1000. Con questa gara sfortunata, Andrea Buschi scivola in terza posizione provvisoria nella classifica di campionato. E c'erano anche due piloti di casa, due piloti sardi, in gara nella categoria Master. Si è trattato di Paolo Zetta, giunto ottavo, e Michele Porco, giunto in tredicesima ed ultima posizione. Alla fine tutti molto stanchi, ma anche tutti molto soddisfatti per aver corso in una bellissima qualità, per aver corso in un posto dove mai si sarebbe pensato di poter gareggiare. Un plauso quindi all'organizzazione per aver portato a termine una bellissima gara. Probabilmente ci sarà anche un 2004 per la Sardegna, ce lo auguriamo. Intanto il prossimo appuntamento per quanto riguarda il campionato italiano 2003 è all'11 maggio a Morbegno in Valtellina per la quarta prova.